Investiremo ancora di più sulla prevenzione. Colgo l'occasione per dire che lavoreremo affinché ci possa essere un numero elevato di pazienti, ma soprattutto un'indagine, meglio ancora, di persone che possano essere tutti testati. Sia i pazienti avere i controlli, quelli che sono usciti dal Covid, e colgo l'occasione per ringraziare le associazioni che si è costituita proprio in questa sede dei pazienti post-Covid, quindi monitorare questi pazienti nel tempo e soprattutto lavorare attraverso la testistica, la somministrazione dei tamponi affinché ci possano essere indagini ben precise su tutto il nostro territorio. Sindaco, un attestato di stima, di riconoscenza da parte della Regione, dell'Assessorato alla Sanità per quanto fatto e per quanto sta facendo ancora l'ospedale San Liberatore di Atri in questa lotta contro il coronavirus. Beh certo, quella di oggi è l'ulteriore testimonianza della vicinanza della Regione Abruzzo, la presenza delle massime autorità sanitarie regionali nella persona del Presidente della Giunta regionale, dell'assessore regionale alla sanità, del direttore generale di Giosia, costituiscono l'ulteriore testimonianza, dicevo, della vicinanza alla città di Atri e al presidio di Atri. Oggi è il giorno in cui verrà analizzato quello che è il protocollo di riordino dell'ospedale di Atri, che sostanzialmente lo dividerà in due ospedali distinti. Un percorso completamente pulito per le prestazioni non Covid, che ripartiranno tutte, e un percorso esclusivamente Covid, a cui sarà dedicata buona parte come già stato detto, del vecchio fabbricato. La direzione generale è stato già presentato all'unità di crisi dalla direzione sanitaria aziendale ed è visto con favore dalla direzione generale e dalla direzione sanitaria aziendale. Quindi questo piano di riordino che a breve farà tornare l'ospedale di Atri, oltre a essere ospedale Covid, a quello che era, cioè l'ospedale che forniva le prestazioni specialistiche, il secondo ospedale della provincia di Teramo, dopo quello del capoluogo, che offriva il maggior numero di prestazioni specialistiche. Inutile dire che quello che è stato dato dall'ospedale di Atri oggi viene riconosciuto, è un ospedale che si è arricchito già sinora di materiali e attrezzature per oltre 600.000 euro, ma è anche, come non avevo dubbi che fosse, un ospedale che anche nell'opinione pubblica oggi viene riconosciuto come un grandissimo punto di sicurezza, dove la tradizione sanitaria è stata sempre ampiamente riconosciuta e oggi ne è stata data una maggiore testimonianza. Ecco, Sindaco, quindi a breve vi incontrerete con ASL Teramo e soprattutto Regione Abruzzo per parlare di questo piano di riordino e del futuro dell'ospedale. Oggi ne parleremo questa sera stessa sul protocollo che è già stato presentato venerdì dalla direzione sanitaria, proprio per dare il via già dalla settimana prossima l'ok a questo piano di riordino che farebbe ripartire tutti i servizi e che comunque in ogni momento consentirebbe in caso di un ritorno di una forte emergenza epidemiologica a un ritorno a una riconversione comunque a presidio Covid.